Le bandiere sociali, che cosa sono? A che servono? E quanto sono utili? Le bandiere sociali sono quei post che vedi frequentemente su Facebook e su altri social media, composti da un'immagine piuttosto di impatto evocativa e da una breve frase, da una citazione famosa che le accompagna. Spesso sono firmate da un logo, da un marchio, da un brand, da un nome di una società, a volte sono invece in bianco. Per chi guarda superficialmente al mondo dei social media, alle tipologie di contenuto, alle strategie, alle tattiche per ottenere attenzione, interazione, mi piace, condivisioni, le bandiere sociali risultano essere un veicolo molto efficace per ottenere questo tipo di risultati. Ma in realtà il loro scopo è ben preciso, perché lo scopo ultimo non è quello di avere una tattica semplice da realizzare con la quale ottenere maggiore attenzione, reach e condivisione sui social media. L'obiettivo finale è un altro ed è un obiettivo di grande importanza. L'obiettivo è quello di creare relazioni sociali. Ora, per creare delle relazioni sociali non c'è cosa migliore che si possa fare di condividere i propri valori, i propri ideali, l'etica con la quale si affrontano i progetti, gli ostacoli, le avversità della vita. Ogni volta che qualcuno ha la possibilità di conoscere meglio i valori reali che sono dietro ad un'azienda, ad un brand, ad un marchio, ad un personaggio, diventa molto più facile decidere se voglio dare supporto, benzina, carburante a questa persona, a questa azienda. Ma per poterlo fare ho bisogno di sapere per cosa combatte questa azienda, quali sono i suoi ideali che la spingono a fare quello che fa. E le bandiere sociali sono il veicolo più adatto, più efficace per poter comunicare in maniera sintetica, chiara e d'impatto i valori, gli ideali, le idee, l'etica che sono dietro ad un'azienda. Quindi facciamo distinzione fra chi prende semplicemente delle immagini carine, ci sbatte sopra delle frasi e mette queste cose sulla sua pagina Facebook, riscontrando anche risultati positivi, e chi invece, a fronte di una strategia di comunicazione basata sul creare relazioni sociali di lunga durata, decide di condividere in maniera sistematica immagini, frasi e citazioni che diano modo ai miei lettori, clienti e potenziali tali di capire immediatamente perché faccio quello che faccio, cos'è che mi ispira ad andare in una certa direzione, così da poter facilitare al massimo il loro decidere se sono dei nostri o se sono di un'altra tribù.